che aveva scritto delle profezie sulle Maeve. Chi? Che cazzo è una Maeve? Non lo sapete? È tipo una Vanna Marchi. Ma che sei? Ma mamma Eve, non me lo ricordate? No. Era una ciarlatana. Ma noi non possiamo parlare. Ma facciamo un talk sui ciarlatani? Mi sembra anche a mio agio, secondo me. Con tanto di nome e cognome. Salutiamo mamma Eve se ci sta sentendo. No, è morta. Femini, benvenuti a un nuovo video del Pit, benvenuti alla seconda puntata di Enigma. Ormai questo nome, boh, se fosse stato di noi, ci piace. Il nostro talk sul paranormale e sui misteri del mondo. Esatto, il mistero di oggi è: Debbie, dove hai comprato quelle ciabatte orribili? No, però sono belle. Davvero? Oddio, no. Grazie! Sono belle, queste secondo me sono anche tanto comode. Sono comodissime, sempre che ho detto orribili, perché Paolo dice che sono sempre... Paolo deve mettere le ciabatte e i calzini. No, qualcuno ha qualcosa da dire. Direi di non commentare. Esatto. Vabbè, non possiamo parlare di un argomento interessante, dobbiamo parlare di ciabatte. Ma siamo in ciabatte. L'argomento di oggi non sono le ciabatte, no. Quindi tranquilli voi che stavate per staccare questo video. No, allora, no. Voi sapete benissimo che a noi piace tanto chiacchierare, non ci piacciono le scalette, qua non siamo in TV, quindi parleremo di quello che ci passa per l'anticamera del cervello. Ma comunque diamo un ordine a questo caos mentale. Certo. Siccome sono io un po' il relatore di questa roba qua, e prima già nel testimone gli ho detto non ti voglio dire gli argomenti di cui parleremo, iniziamo chiacchierando di profezie. Profezie? Cioè, l'argomento... Allora, sì. A quanti di noi non è mai capitato di... Ma tipo leggere la profezia di Nostradamus? Esatto. Che... Allora, ogni volta che c'è una catastrofe nel mondo, salta poi Nostradamus. L'aveva detto. Però posso dire una cosa, già subito io parto con la mia... Perché sempre dopo che avvengono le catastrofe perché si dice profezia? Nostradamus, per chi non lo sapesse, Nostradamus sarebbe questo tizio che ha... perché per me è un tizio, che mi dà pazienza. Ha scritto questo libro con tutte quante le sue benedette profezie. Esatto. Ora... Col senno di poi ogni volta le persone dicono: ah, l'aveva detto Nostradamus, versetto bla 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 bla. Perché se voi l'avete a prendere, non è mica chiaro quello che descrive. E la notte rifugiò perché poi il volatile grande si schiantò. Per esempio, c'è questa famosa profezia di Nostradamus che avrebbe predetto il crollo delle Torri Gemelle. Sì. Voi andate a vedere il versetto di sta roba e sembra che stia parlando di caccia e pesca. Sembra letteralmente una frase strappata dal giornale. Infatti, se andate su Wikipedia, sgoogolatelo, arrivano subito gli avvoltoi del Cica. C'è un trafiletto di Polidoro dove dice: Nostradamus non ne ha mai imbroccata una, con quelle quartine va bene tutto, l'unica volta che ha provato a ficcare tre date le ha ciccate in pieno. Ah, sì, no. L'ultima è tipo nel 1999 il mondo sarebbe finito. Ah, sì. La razza umana sarebbe estinta, perché lui date non le mette mai, mette queste quartine in latino e, come diceva Gianne, il leone balzò e venne trafitto al cuore, e allora dice: ah no, era Carlo V d'Inghilterra che in una battaglia... Allora, però... io sinceramente non le conosco, perché non sono mai andata a leggerle, non mi sono mai, diciamo, fatta una cultura in merito. Ma... Ma sinceramente non so se da un lato, perché mi mettono un po' di ansia queste cose. Ma cioè, non si capisce niente. Lo so, però il fatto di dire è una profezia mi mette un vibe che non mi piace. Non mi piace pensare che delle catastrofi potrebbero essere state predette, e quindi la mia testa dice: beh, allora fammi leggere oltre. Perché come ti dicevo prima, cioè, a catastrofe avvenuta. Ah, ok, la adattiamo a un testo già scritto. E poi ti dico, io non credo assolutamente. Ma ci sono quelle ancora da arrivare, quello che... Certo, ma sai che è pieno di libri, le profezie di Nostradamus del 2022. Ok, certo. Vedete, la mia ignoranza in materia è dovuta a questo, cioè io non me le vado a leggere perché mi mettono ansia. Ma se sono 100 anni che stiamo aspettando il Papa Nero predetto da Nostradamus, sono ancora arrivato, ogni volta dico: quest'anno Papa Nero. E no, dicevano che era Papa questo qua, Francesco, perché Francesco sì, è dei Gesuiti, mi e pare. E hanno la veste nera. Esatto. Vabbè,
cosa, ma dai, capito? È per quello che dico Nostradamus non ci credo, perché lo puoi talmente interpretare a mille versioni, che però diciamo che anche Dante era un prediceva il futuro, perché ti prendi le sue terzine, quartine, quel che è, e le traduci e le trasformi come vuoi. È molto più interessante, piuttosto che Nostradamus, quel gioco di carte che non so se conoscete, che si chiama Illuminati. Assolutamente sì. Che quello, ansia. Quello fa ansia, quello lì non è neanche predire, è proprio letteralmente la foto, cioè la foto del crollo del Torre Gemelle lì. Però anche nei Simpson. Sì, praticamente ragazzi, stiamo parlando di un gioco, cos'era? Un gioco di carte. Un gioco di carte. È un gioco di carte nelle quali ci sarebbero state delle carte con, tipo quella delle Torri Gemelle. C'è proprio la foto. C'è proprio la foto di queste due torri che prendono fuoco, mi sembra. Sono in fiamme. Sono in fiamme, esatto. Quello mi ricordo perché l'avevo visto. E il problema è che questo gioco di carte è uscito anni prima del disastro delle Torri Gemelle. E si chiama Illuminati, tra l'altro. Sì, infatti. Oltretutto. Poteri forti. Però a questo punto mi è da dire, non è profezia. È una cosa che era pianificata. C'è... È quello che ti dicevo mi faceva più paura. Oh, madò, stiamo entrando in un... No, però... No, perché adesso mi avete fatto venire in mente che anche la copertina dell'album di Michael Jackson, Dance of the Blood Floor. Cos'è che anche lì? C'è il pavimento a scacchi e dietro c'è lo skyline di New York, mi pare. Quelle due torri che crollano. O che c'è lo skyline di New York senza le Torri Gemelle. Ah, bravo, è vero. Il web è invaso da queste cose qua. Sì. Allora scusate, apro solo una roba. Cioè, perché allora. Profezia, però aspetta, però qua si sta parlando di un'altra cosa. Cioè, infatti. Parlando invece proprio di profezia, quindi Nostradamus, che ha scritto questa prima cosa, era un alchimista. Quindi tu sei... Ma perché non è chiesto? Io lo amo, cioè come si fa? Ma secondo me sto programma qua dovevi chiamare ciarlatani che ciarlano. Sì. Ciarlano! Sono sempre in tempo per cambiarlo. Cioè la puntata 2 diventa ciarlatani. Ciarlatani che ciarlano? Potremmo trovargli un nome però tipo in inglese. Charlie. Dicono che funziona di più, no? Per rituale anche. The Charlatans. Ci prego. No, però effettivamente stiamo discutendo effettivamente di un argomento che io me lo sono sempre domandata questa cosa, ma voi per esempio, cioè, voi credete a queste profezie? Cioè, secondo voi sono veramente... Però scusami, ecco, adesso finisco poi la domanda. Se quest'uomo ha fatto queste profezie, cosa ha avuto? Visioni? Sì. Lui assolutamente non era in uno stato di trance, dicono che semplicemente lui sapeva chiaroveggenza, guarda che è questa la base, perché noi parliamo di Nostradamus ma è pieno di chiaroveggenza. Infatti quindi alla base di questo c'è questo dono della chiaroveggenza. Sì, ecco, voi quindi credete a queste cose nella chiaroveggenza? Esatto, perché poi in tutto questo ambaradan, riprendendo anche un pochino quello che abbiamo detto la puntata scorsa, lo 0,1 cioè, è vero, esatto, ma lì dei sensitivi è comunque un modo nei chiaroveggenti. Allora non lo so, perché adesso anche recentemente no, dei sensitivi parlavamo anche per esempio degli esorcisti, degli esorcismi. Queste cose, anche dei fenomeni paranormali in generale. C'è anche comunque... quella suora famosa che ha predetto un sacco di robe ultimamente, del Covid forse era diventata virale durante il Covid. Di questa suora che aveva scritto, ma era famosa, che aveva scritto delle profezie sulle Mamma Eve. Chi? Che cazzo è Mamma Eve? Non lo sapete? È tipo una Vanna Marchi. Ma che sei? Ma Mamma Eve, non me lo ricordate? No. Era una ciarlatana. Ma noi non possiamo parlare. Ma facciamo un talk sui ciarlatani? Mi senti anche a mio agio, secondo me. Con tanto di nome e cognome. Salutiamo Mamma Eve se ci sta sentendo. No, è morta. Pure. Ma dai, ma se è morta! Ma che secondo gente Mamma Eve, ma guarda che un personaggio interessante. Ma italiana? Certo! Ma tipo... Ma tipo Vanna? Tipo Vanna Marchi. Con le bustine col sale anche lei? No, non aveva il sale. E lei faceva cose che tipo prediceva, faceva la santona, capito? Okay. Ah, ok, sì. Secondo me c'è qualcuno che ha questo dono di poter vedere, magari non è che vede chiaramente, cioè... Delle immagini. Però. Secondo me sì. Secondo me qualcuno, magari, ripeto, non magari, sicuramente sono rare queste persone, ma secondo me qualcuno c'è. Ma questo determina il fatto che quindi la storia è scritta?
Semplicemente la stiamo vivendo un libro che stiamo scorrendo le pagine. Porca miseria, ecco, vedi perché mi vengono i brividi, hai ragione, hai ragione. Se Nostradamus quindi riesce a predire il futuro, semplicemente ha letto il libro in avanti. Certo, ovviamente. Secondo te la sua è scritta? Da qualche parte c'è già scritto quando muori, come muori? Ma no, se ci fosse lo leggerai, però io. No, io no. Io sì, ma no. Io l'ho chiesto a una strega quando muori. No, io no, io no. Te l'ha detto? Sì. Quando? Cioè, non ha... allora, 89, cioè, e noi dobbiamo capire. Abbiamo ancora da scoprire. No, ha detto 89 di... Pivot, aiutami. Me l'ha più detto forse sta roba? No, ha detto anche il motivo, raga. Sì. Ah, il motivo. Cuore. Può centrare qualcosa con il cane? Ha il cuore. No, io stavo per dire 89, non è che 89 km orari? Lei dice 89, ragazzi c'è il video, date sì, a vedere. Sì, sì, una strega predice ogni morte. Sì, è quello, che è quello degli aree bruciato, no? Di aree bruciato, sì. Era di cuore. Ora di cuore, non mi ricordo più. E noi infarto. Perché mi ricordo che avevo fatto anche il calcolo nel 2089 se potevo essere vivo. Beh, potevo ancora 6. E no, sarei molto molto vecchio. Nell'89 avresti 103. Hai capito? 103? Solo? E noi dell'86. Ah no, magari ci arrivi a 103. Guarda che io ne parlavo oggi. Tipo, secondo me una persona se muore a 86 anni è giovane. A 86 anni sì. Vedi. Tu conta che i suoi... 103 no, però. Cosa ci sarà di differenza? 20 anni? I suoi nonni sono morti tutti a 90 e passa anni. Sì, ma è così. Non è anche la parente che ha superato i 100? No, sta arrivando adesso ai 100. Capito? Lo zio dell'America è morto a 102, 101. 102 anni? Sì, capito? Sì, sì. Allora, guarda che l'aspettativa di vita si sta alzando in maniera esponenziale. Ma, non lo so, anche per il cervello. Assolutamente sì. Allora, quelli ancora di più perché blatter hanno così. Blatter non fanno poco. Danno aria alla bocca. E poco lavoro di fisico. No, ok. Mi piacerebbe però avere qua un chiaroveggente. Un chiaroveggente sì. E... io vedo. No, ma no, no, già, ecco, già non gli chiederei niente perché a me, come ripeto, quando morirai? Mi mene ansia sapere il futuro. Io non voglio sapere il futuro perché voglio godermi il presente. Io ho paura che se sapessi il futuro, in qualche modo modificherei il mio presente. Voi vorreste sapere quando? Il futuro. Vorreste sapere il futuro. Il futuro. Però è più interessante sapere quando uno muore. Ma perché? Ma... vabbè. Nel futuro c'è anche quello, eh? Vabbè, scrivetemelo nei commenti perché questa è una cosa interessante. Vorrei capire quante persone avrebbero il coraggio di dire sì, voglio sapere quando muoio. Sai cosa che faccio spesso io? Tu lo fai male, tu leggi spesso, vero? Sì. Io tipo ogni volta che comincio un libro, dopo un po' che lo leggo, se mi piace, devo leggere per forza l'ultima parola. Prima della fine, tu leggi l'ultima parola. Ah, ok, vai all'ultima pagina e leggi l'ultima parola. L'ultima parola e basta. Ok, basta. È una cosa che faccio poi più volte mentre leggo il libro perché voglio capire però, se quella parola ha senso. Quando leggi quella parola, in qualche modo vedi che ti condiziona la lettura. Non così tanto, perché ogni volta che leggo quella parola non capisco il perché l'ha messa proprio finché non leggo la pagina. Perché può essere che non voglio dire niente quella parola lì, o magari c'è per un motivo. Quello sarebbe figo secondo me, ce lo fai. Però la risposta è, secondo voi, c'è già scritto quando morirete o no? No. Da qualche... no. Ma no, ma dove? Tu sei figlio del destino, no. Cioè, te io scelgo il mio destino. Lo scegli, al 100%. 100%. E poi ti do di più, tu dici... Io sono d'accordo con te però. Che scegli il tuo destino? Io sono d'accordissima con te e a maggior ragione per sceglierlo bene, non voglio essere... No. Quindi non sei di quelli che fa dice quelle frasi quando non era la sua ora, guarda. Sai quando succedono quelle robe che... Ma no, era la sua ora. Proprio la sua ora. No, perché spesso, no? Non lo so, uno tipo... gliene succedono di tutti i colori ma non muore, no? Si salva, miracolosamente. Ah, sì, tanti penso, dicono... Si dice, non era la sua ora. Non era la sua ora. No, in teoria sì, io non credo che ci sia un libro dove è scritta tutta quanta la storia, dove certi personaggi riescono a leggere e dirci qualcosa in anteprima. Non lo credo. Credo molto che semplicemente noi siamo qua... e destino si deve ancora a scrivere. Poi se arriverà il giorno in cui potremo viaggiare nel tempo, sarà fantastico. Mio Dio. Però, allora, ho fatto vari video sui viaggi nel tempo e la cosa che più più tutti quanti i fisici dicono, sì, effettivamente, tecnicamente viaggiare nel tempo è possibile, ma già adesso sì, anche... però ti spappoli, no? Non c'è una dematerializzazione. Se tu ci pensi, hai mai visto Interstellar? Certo. È uno dei film più belli, secondo anche me. Secondo cioè, sfruttando i buchi neri, tu dici? No, che loro ti fanno capire quando fai i viaggi nei
vari pianeti spostandoti, ma anche adesso andando nella Luna, sì, tecnicamente tu torni indietro che hai perso qualche secondo, millesimo, sì, di secondo, una roba del genere. Sì, okay. Sei, più, sei un gemello, tu torni indietro e sei più giovane del tuo gemello di qualche millesimo, sì, di secondo. Sì, okay, ovvio. Tecnicamente potresti quindi viaggiare nel tempo. Sì. Su Interstellar si parla proprio anche di viaggi nel tempo, ma sì, dal punto di vista scientifico. Sì, 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 sì. Sarà molto, cioè quello crea un altro loop, cioè quindi la storia ci sarebbe già. La sai la storia di John Titor? Sì. John Titor. Sì, ci ho fatto anche un video su quello. Ah, è pazzesco. È vero, non è vero. Viaggiare avanti o indietro? Indietro. Anch'io. Indietro. Per anch'io. Cambiarlo? Per cambiarlo. Non sono uno che, non mi viene a dire mi pento di aver fatto delle cose. Però se avessi la possibilità qualcosa la cambierei, ma non è una roba così grossa. Tipo Ritorno al Futuro, che lui torna, poi si fa tentare, io vuole cambiare. Io tornerei indietro per recuperare del tempo. È vero. Perché mi rendo conto che più il tempo passa e più ne ho perso tanto. E mi quindi ne ho perso, sì. Potevo sfruttarlo in maniera più... quello è il bello della vita. In modo sì, migliore. Lo so, ma se tornassi indietro, torno a ripeterti, farei molte più cose. Cioè, per banalmente, io... vorrei tornare indietro e dirti, vorrei parlare molto di più con mia nonna di quanto ho fatto, mm-hmm, vorrei raccontarle molto di più, cioè quando ho scoperto che lei le piaceva che io le raccontassi i film che vedevo, mm-hmm, e poi è morta. Vedi, è cara mia. E quindi ti dico, cavolo, vorrei tornare indietro per... E parlarle di più, sì, e recuperare quel tempo. Quel tempo lì, esatto. Però non pensi che saresti poi propensa a cambiare anche la storia? Tutto. Tutto. Io penso no, perché alla fine, come ti ho detto prima, allora se è destino che va così, andrà così ugualmente. Ma, ah ok, la fai molto tipo che poi alla fine l'universo si ristabilisce con il suo ordine. Io penso che sì. Ma tipo di cosa è mancata tua nonna? Sai che non te lo saprei dire. Si è addormentata. Perché io ero in Spagna. Ah, come adesso tra l'altro. Adesso tra l'altro. Ero in Spagna e l'ho chiamata. E lei mi ha detto, quando torni mi devi raccontare assolutamente tutto della Spagna. E si è addormentata, te l'ho sentata. È andata in ospedale per un mal di stomaco. E poi quella notte in ospedale. E quanti anni aveva? Aveva 89. 9. Pensa a te, si è addormentata e basta. Sì. È la morte più bella. Vabbè sì. Vabbè, mettere fine. E io l'ho sentita al telefono la sera prima. Pensa a te, lei era tranquillissima. Tranquilla. Magari avrà fatto un... Lei ne ha fatti tanti, sì, ictus nella vita. Perché sì, molte volte si fa un ictus fulminante. Ciao. Ti dico, sono felice che non abbia sofferto. Sì. Però io credo che l'universo, se quello è il destino... Gliel'avrebbe fatto comunque. Sì. Tipo, qual è che era il film quello là? Che alla fine loro evitavano la morte ma morivano lo stesso? Final Destination. Quello però va contro quello che dicevi tu. Cioè... Le dice che tu puoi fare quello che vuoi, tanto ormai è già scritto. Tu puoi fare quello che vuoi, cioè tu non sei, tu pensi di cambiare il tuo destino, in realtà no. Cioè nel taccuino della morte c'è scritto il tuo nome. Esatto. Però c'è scritto, secondo me è scritto nell'universo, cioè secondo me l'universo sa. Che è quello esattamente, sì. Però sì, se ascolti lui invece è io domani sono artefice del mio destino. Ma tu puoi essere artefice del tuo destino, secondo me tu puoi decidere, certo, l'immediato tuo destino, mm-hmm, ma non puoi cambiare l'ordine generale del mondo, delle cose, dell'universo. Ah, quindi includi l'elemento che è scritto, sì, l'ordine generale. Eh sì. Allora, no, io credo che nel piccolo io lo posso modificare il mio destino. Cioè, io nel piccolo posso decidere se fare del bene o se fare del male. Posso decidere se prendere la strada di destra o la strada di sinistra. Il percorso io lo posso scegliere. Ma al finale non pensi che sia stato scelto anche quello? No, io credo che un minimo di scelta c'è. Quindi è un po' di... C'è, perché comunque ogni persona decide delle proprie azioni ed è responsabile delle proprie azioni, di quello che decide di fare. Non è che seguo sempre l'intuito, vado a istinto, vado a sesto senso. Sei cosciente a volte di voglio fare così. E così lo fai, non c'è niente che te lo può impedire di fare. Certo. Se non te stesso. Però io credo che tra le miliardi di strade che tu prendi, in base a come le percorri, a quello che fai, arriverai in un punto. Perché se il tuo destino è quello, è quello. Quindi c'è il punto A e il punto B, però tu come ci arrivi al punto B secondo è tutta scelta tua. Secondo me sì, perché secondo me l'universo
ce l'ha un fine. Non sei di quelli che dice da qualche parte era già scritto che quel giorno noi saremmo stati qua su questo divano a chiacchierare di questa roba? No. C'è tanti che pensano quello. Ti dico, io... La legge dell'attrazione, le persone... Ah, io ti avrei incontrato comunque. La legge dell'attrazione non parla di questo. No, di questo no, ma dico, tutti quelli che tipo... Ti ricordi anche con Ale che ne parlavamo? Che tanti pensano, tu puoi fare mille giri nell'universo, ma se tanto era destino che dovevi incontrare quella persona, l'avresti incontrata. Sì, questo sì, sono d'accordo. Io credo che sia destino che tu incontri una persona, la incontri. È come l'anima gemella, tu credi nell'anima gemella? Voi pensate di essere anime gemelle voi due? Sì, senza ombra di dubbio. Allora. No, per me anima gemella non vuol dire allora. Due persone che combaciano perfettamente. No, due persone che in qualunque cosa sarebbe accaduta si sarebbero comunque. Okay. Okay. Allora, visto sotto questo punto di vista. Incontrate, sì. Cioè noi siamo destinati a stare insieme. Mm-hmm. Sì. Nel bene e nel male. Sì. Ok. Ma non credo che ci sia solo un'anima gemella nell'universo. Ah, quello è interessante, è vero. Cioè, l'anima gemella per me non è legata solo a una persona, che potrebbe essere il tuo partner, potrebbe essere benissimo... Tua nonna, tu dici. Sai cosa? Io mi sono ritrovato molte volte, sì, conoscendo le persone... L'amica? Sì, sì, che alcune volte scatta qualcosa con alcune determinate, sì, persone, sì, sì, che è molto molto particolare e... Te lo senti che è un rapporto diverso, di solito, sì, è immediato quasi. Sì. E molte volte mi ritrovo a dire la stessa frase, mi sembra di conoscerti da una vita. Certo. Mi sembra di, certo, conoscerti da sempre. Quello, esatto, esatto. E è un'alchimia, è una roba strana. Però ogni tanto dico, boh, forse sì, è molto bello dire mi sembra di conoscerti da una vita, mi sembra che abbiamo sviluppato un rapporto che è come se fossimo... anime compatibili. Certo. Però dico, forse è solamente una roba carina da dire, a livello chimico o comunque a livello mentale ti trovi molto bene con questa persona. Chi crede nella reincarnazione dice lo che... so, chi crede nella reincarnazione dice che semplicemente tu stai incontrando, esatto, una persona con la quale hai avuto, sì, un rapporto, esatto, speciale. Esatto, che magari in, sì, un'altra vita era... Però sai cosa ho trovato anche super interessante su TikTok? C'era questa tipa che diceva, io credo che... Che era un messaggio positivo, così di self-love. Io credo che il nostro aspetto che abbiamo sia lo stesso identico aspetto della persona che più abbiamo amato nella nostra vita precedente. Ah. Ed è per questo che ci dovremmo amare anche noi attualmente, okay, in maniera esagerata. Okay. E anche qua introduce questa reincarnazione che è una cosa molto... Cioè potremmo andare avanti ore e ore. Sì, no, infatti, certo. Anzi, anche su quello potremmo fare una puntata di Enigma dedicata, magari chiamare... Valmancia, esatto, è bello. Ma richiamare Valmi, che lui sa molto. Beh, più. Lui ne sa più di noi. Esatto, fateci sapere se per caso vi piacerebbe anche riaffrontare questo argomento con il professor Valmancia, che lui è il maggiore esperto in Europa, penso. Oh sì, di ipnosi regressiva. Ipnosi regressiva per le vite precedenti. Esatto. E penso, esatto, che veramente dopo di lui ci sia solo Brian Weiss. Sì, credo di sì. Che è proprio il maestro supremo. Sì. Le vite precedenti, proprio, sì, c'è un libro e l'avevo letto. Assolutamente. Bello. Molte vite e molti maestri. Molte vite e molti maestri. Che lui racconta le sue esperienze, le sue... di ipnosi regressiva. Sì, lui era uno psichiatra e, esatto, poi comincia una conversione per le vite precedenti. A proposito di viaggiatori nel tempo, voglio introdurre un altro argomento perché sennò qua ci dilunghiamo troppo. Allora, quando lui ha detto viaggiatori nel tempo, io ho pensato... quanti noi figli delle stelle, queste cose qua. Mi è venuto in mente un argomento di cui io sono invasatissimo. Che è? So già, mi metto comoda. Ah, sì, lo sai già? La teoria degli antichi astronauti, o anche detta del paleocontatto. È una teoria, io la chiamo proprio, come si può dire, una filosofia di pensiero. Una teoria. Sì, una teoria. Che... principalmente ha un cardine, cioè il fatto che noi discendiamo o comunque siamo venuti in contatto con una civiltà extraterrestre. Noi saremmo figli delle stelle. Proprio figli delle stelle, cioè le prime grandi civiltà del mondo, come potrebbero essere gli Egizi, i Sumeri, i coloni, sono stati raggiunti da degli esseri, visitati, noi eravamo qua. Siamo stati visitati da extraterrestri che poi nel tempo sono stati chiamati
dei, ok, e ci hanno lasciato la, esatto, ci hanno lasciato la conoscenza, la conoscenza di tutto il mondo, esatto, dell'universo, ok. E, per esempio, appunto, degli egizi, secondo la teoria del, sì, degli antichi astronauti, il fatto che loro abbiano costruito piramidi piuttosto che altre strutture di cui ancora adesso non si sa, mm-hmm, né il fine e né come abbiano fatto effettivamente a realizzarle, sono stati, secondo questi, ma chi ci sono? I fantasmi. I fantasmi. Sì, sì, sì. Ah, okay. Ah, bene. Se volete venire a dialogare, fate un colpo. Che scherzato. Così proprio. No, ma ragazzi, facciamo una tavola Ouija? Assolutamente sì. Facciamo una bella tavolina. Comunque dicevo che secondo questi teorici queste conoscenze gliel'hanno forniti proprio i visitatori del cielo. Ok. Sì. Beh, se effettivamente se ci pensi, però quando siamo entrati nelle piramidi, ma che non sarà una roba tanto umana, eh? Zero. Mi viene difficile pensare. Le altre robe che abbiamo visto in Egitto sì, sono umane, perché certo, sono piene di iscrizioni. Però adesso, ragazzi, siamo entrati. Allora, io non voglio fare il complottaro, però siamo andati a vedere un sacco di tombe, un sacco di robe, un sacco di situe. Sì. Questi qua scrivono di tutto nei muri. Entriamo nella grande piramide di Cheope, la più grande piramide al mondo, la più grande costruzione fino a pochissimi anni fa, creata dall'uomo. Entri dentro, c'è una stanzetta grande come sto salotto qua. E la tomba, ma non dico per scherzo, sarà a metà di questo divano. Eh sì, c'è. Il sarcofago è molto piccolo. Il sarcofago è molto piccolo, non ci sta una persona alta lì? No. No, poi l'unica tomba non scritta. Non c'è scritto niente, ed è un blocco di granito, no di granito, di non mi ricordo che roba, è di granito? Sì. È un blocco di granito e lì unico che non ci passa per la porta. Non ci, avete notato la porta qual era? Assolutamente. Era una roba scusa dove entrare. Loro dicono che l'hanno costruito e poi ci hanno costruito la piramide. Sì, la piramide. Però ad esempio hanno trovato dei diari. 4.000 sì, anni fa. No, infatti, uno dei più grandi esponenti di questa teoria del paleocontatto è Eric von Daniken, che ha anche un canale YouTube da poco. Sì. Sì. E cioè, ragazzi, fa dei video pazzeschi. E lui ad esempio parla delle civiltà precolombiane, boliviane, egiziane, e lui dice chiaramente che dagli studi che ha fatto, perché poi sono tutti gli esponenti di questa teoria, sono tutti archeologi, e quindi sanno cosa dicono, e niente, lui dice, ragazzi, è palese che 4.000 anni fa quella piramide c'era già, e hanno trovato addirittura sui diari dell'archeologo che in teoria ha detto che quella era la piramide di Cheope, una che dichiarazione. Non c'è scritto da nessuna parte che era quella, cioè... c'era un cartiglio, e poi a distanza di anni hanno trovato su questo diario segreto dove si appuntava tutto che sarà inventato. Sì, perché stava ricevendo tantissimi soldi e non poteva fare brutte figure con i suoi datori di lavoro, e quindi all'ultimo lui decide di fare questo cartiglio e dire questa è la piramide di Cheope. Ma dove era il cartiglio? Perché io non l'ho visto da nessuna parte. C'è in un punto, io non mi ricordo più, ma adesso non è nel percorso che abbiamo fatto noi. Ah, da un'altra parte. Sì, perché loro quando l'hanno aperto, cioè quando sono arrivati era già stata affugata dai tombaroli. Esatto, quindi c'è una pietra, ci sono delle foto su Google dove fa vedere questo cartiglio, però è palesemente messo un po' lì. Non c'è scritto niente. Poi, allora, è ovvio che sa è tutto di complottaro, però fidatevi. Però scusate, questa è fighissima. Senza, cioè, noi abbiamo chiesto là in Egitto. Sì. Come è stata costruita questa piramide? Cosa ci ha risposto l'archeologa? Archeologa che ha lavorato con Pierrot, Ah già, con Pierrot Angelo? Ci ha risposto, sì. Probabilmente conoscevano l'antigravità. È vero, lei l'ha detto. E io Paolo ma sì, il signore della croce per Pierrot. Pierrot Angelo? Eh beh, sì. Dai, abbi pazienza, sonno. Certo. Comunque lei veramente ha detto così. Secondo me, ha detto opinione mia, loro conoscevano l'antigravità. Un archeologo che si sbilancia in questa maniera. E io e Paolo siamo guardati come dire. Ah, e così. Non si era sbilanciato in nessun'altra cosa. No, loro, ma infatti, è questa la cosa interessante. Cioè, pensa se prendiamola per vera. Mm-hmm. Ci sono gli egiziani, che è un popolo come il nostro, normale, tranquillo. Anzi, probabilmente 4.000 anni fa, molto di agricoltura e cose di questo genere. E arriva qualcuno dal cielo, okay, che gli dà gli strumenti e la conoscenza per fare determinati
non voglio neanche chiamarli monumenti perché probabilmente... Vabbè, struttura. Esatto, queste strutture. Mm. Non è una cosa fighissima e affascinante? Contando il fatto che in quello stesso periodo, in molte altre parti del mondo, venivano costruite piramidi. Io sono ancora invece di un'altra idea. Secondo me siamo la stessa opinione. Allora, io te lo dico, e qua mi potrebbero dare tutti della sfigata, ma non me ne frega niente, datemi della sfigata quanto volete. Io agli alieni ci credo, perché da soli nell'universo immenso... Ecco, teoricamente impossibile. Mi fa molto strano, ecco, insomma, te che culo. No, cioè, siamo beccata noi, basta. Io credo di più che quelle strutture non siano state costruite dal popolo che viveva sulla Terra in quel momento, in quegli anni, ma che siano state costruite da chi è venuto a visitarla, la Terra. Ah, ok. E che abbiano, sì, e che abbiano lasciato un segno per dire da dove stavano arrivando. C'è questa cosa anche in altri siti sparsi nel mondo dove si pensa che i visitatori di altri mondi, di altri pianeti, sempre chi crede agli alieni, abbia lasciato la propria firma e, come per dire, se guardi da dove indica questa struttura, io arrivo da là. Mm-hmm. Quindi io credo a questo punto che chi è arrivato a fare le piramidi in questo caso sia qualcuno probabilmente legato alla cintura di Orione, perché quelle tre triangoli piantati proprio in mezzo al nulla, perfettamente coincidenti con le tre stelle, ma proprio, cioè, tirate una riga dritta, un laser, se lo piantaste sulla punta della piramide tocchereste le tre stelle della cintura di Orione, cioè adesso. Quindi secondo te sono io? Sì, io sono extraterrestri che dicono siamo hanno fatto quella roba per dire siamo. Noi arriviamo da là. E ti dico, secondo me la civiltà egizia semplicemente si è ritrovata quella roba lì e ha detto e non sapeva. Non sapeva cosa fare, cosa ce ne facciamo. Provato a fare qualche copia, Saqqara. Hanno fatto quello. Allora, il discorso delle piramidi è molto particolare, raga, sì, perché è piena di contraddizioni. Allora, la storia vuole, la storia ufficiale, che loro costruiscono queste piramidi qua pazzesche. No, prima Saqqara costruiscono, sbaglio. Saqqara. Sì. Prima costruiscono Saqqara. A gradoni. La prima piramide a gradoni. A gradoni. Bella. Sì. Medio interessante, meglio bella. Poi di colpo mi sparano tre piramidi immense con massi grandi così, sì, costruite nel giro di due anni. Praticamente. Sì. Due anni no, ma. Quattro anni una roba del genere. E comunque non il tempo che effettivamente avrebbero dovuto metterci. Sì, impossibile. Riconducendole. Sì. Simone ha fatto il video riguardo. Sì. Mi ricordo che ha detto cos'era. Se un uomo spostasse un masso ogni 5 secondi, senza mai fermarsi, ci metterebbe 20 anni per costruirne uno. Ok. Hai capito? Vabbè. È un masso, partiamo che. È un masso. È 2 tonnellate. Che arrivano da Luxor. E Luxor, per non andare a Luxor abbiamo preso un aereo, non so se ve lo ricordate, quindi questa roba qua lo fanno improvvisamente queste tre piramidone, bam, tre sparate. E loro le riconducono al genio di Imhotep. Imhotep che è un famoso un'altra figura che è molto particolare, se ne parliamo. Poi dopo queste tre piramidi qua, improvvisamente gli egiziani diventano deficienti. Esatto. E non sanno più farle, fanno tutta roba che crolla giù, cade a pezzi. Sì. E addirittura a un certo punto vanno a fare le tombe sottoterra. Sì. E a questo punto abbiamo la Valle di Re. Esatto. Sto figura di... Ora, adesso detta sta roba qua, voi capirete che non ha molta logica. No. Cioè, e quello che ci... Cioè, no, cioè, insomma, quello che viene spiegato è che loro fanno la Valle dei Re per evitare che la tomba sia visibile, in modo che così la preservano dai tombaroli, certo, dai ladri, così facciamola sottoterra e almeno è più nascosta. Questo è ufficialmente quello che spiegano. Che per me è anche plausibile. Potrebbe anche avere un senso. No, esatto, non facciamo commenti su come viene spiegata la costruzione delle piramidi. Quei tronchi di legno, le cose. Ah no, sì, quei tronchi di legno, la lea, sì, vabbè, no, questa roba qua. Ma c'è ancora adesso nei libri di storia. Ah sì, sì, ma è una roba da ciarlatani. È da roba da noi. È roba da ciarlatani che ciarlano, perché se tu vuoi dire che passi da Luxor, le 20 tonnellate di Mimasso, ma guardate che roba, raga, è una roba. Immenso. Ma non basterebbero 100.000 uomini. Ma non finisce qui, perché poi è tornata a ricoperte le piramidi. Tutto. Tutte ricoperte di bianco con le punte in oro. Sì. Con le punte in oro.
Okay. C'è rimasta ancora una parte di una piramide così. Perché erano bianchi in origine. Quindi voi immaginatevi arrivare nel deserto e vedere queste tre cose bianche con le punte in oro. Cioè, e voi volete dire che è umano. Secondo me, la mia teoria è che gli egizi se le siano trovate lì. Ok. Già vecchie, cioè, già vecchie. Già fruste. Ok. E per te vale anche il resto? Cioè, i Maya si sono trovati Chichen Itza già fatto? No. No. Anche perché se vedi una tipologia di costruzione... Ok, quindi i Maya li fanno. Sì. E perché secondo te fanno? Ma ci sono un sacco di altre strutture che non si sa come siano lì. Per esempio, le sono Stonehenge, amici. Per esempio. Esatto, per esempio, un altro sito, certo. Come per me, come le piramidi, indica qualcosa, infatti ti ricordi, cioè è fatto proprio... Cioè, dicono che il sistema solare è perfettamente riparato. E c'è anche Plutone. Quindi. Sì, che verrà poi scoperto. Esatto, quindi dimmi te com'è. Però allora vi chiedo, perché tutti in quel periodo? Però? Perché in quel periodo evidentemente... Perché non sono più tornati allora? Perché sono venuti solo una volta? Ma vai a sapere, guarda che comunque la Terra ha tantissimi anni, milioni e milioni di anni. Sì. Chi te lo dice che magari prima abbiamo avuto delle popolazioni civilizzate che hanno vissuto nella Terra e magari sono state sterminate da asteroidi, magari sono arrivati addirittura alla nostra stessa era tecnologica e sono autodistrutti come magari stiamo per fare anche noi e ne è andato perso tutto quanto. Bravo. E magari qualcosa è rimasto. Cioè, ho fatto fantastico. Però qualcosa che è rimasto significa di una civiltà che c'era qua. Se parliamo di paleocontatto vuol dire che una civiltà extraterrestre sì. è venuta qua in contatto guarda, con noi. Mettila così, è come se adesso noi, non so se Elon Musk lo farà o no, prende parte e va su Marte. Esatto. Fa quello che deve fare, ok? Poi fra X anni magari Marte, adesso sto inventando, però nascerà una civiltà su Marte, si troveranno quello che Elon Musk ha fatto. Ci chiameranno alieni. Queste sono strutture extraterrestri. Certo, extra marziale. Esatto. Cioè, è un ambito molto interessante. Alla fine, secondo me, della nostra storia effettiva conosciamo tanto poco. Siamo veramente, tanto poco. Veramente certo. poco. Tanto poco. Ma infatti gli stessi archeologi, secondo me, a un certo punto dovevano dare una spiegazione. Una spiegazione. E come l'evoluzione umana. Ma perché ci sono dei buchi enormi nella teoria di Darwin. Un uomo ha bisogno di spiegazioni. Cioè, per quello che è dico. Quella la cosa. Però e quando becca un qualcosa che non è spiegabile, o non ci crede e lo denigra come pensiero, è impossibile, non esiste, stronzata. O gli trova una spiegazione o un po'. O gli trova una spiegazione. Si è un po' rattoppata. Rattoppata lì. Sì. Ora, sì. Non è che vogliamo fare i complottari, ragazzi, siamo, no. siamo tre ragazzi che stanno parlando sì, e discutendo esatto. così di teorie. Però è molto, molto interessante quando valuti anche, per esempio, la Sfinge. Sfinge letteralmente è rovinata alla base dall'acqua. È rosa. Sì. È rosa dall'acqua alla base, raga. È da brividi se ci pensate. Si sì, dire perché... che c'era il mare? Sì, ma il mare lì c'era milioni di anni Beh, fa. Scusami, è il deserto? Che tu hai fatto anche il video. Certo, abbiamo fatto il video, però lì già abbiamo comunque su scienze di base. Un tempo lì, nel deserto di Iguala, il Tano, come si chiama? Sì. C'era l'oceano, quindi abbiamo i fossili di balena. Esatto. Tutto logico. Ma quando tu poi vai a guardare la base della Sfinge e vedi che è rosa dall'acqua e lì l'acqua non arriva da milioni di anni, ti fai due domande, ti cominci a chiedere, ma... esatto. Quindi non ha solamente 4.000 anni, come dice la storia, forse ne potrebbe avere di più, perché se no qualcuno è andato lì fisicamente ha fatto finta cambierebbe tutta la storia. Cambierebbe tutta la storia. Esatto. Cavolo, tutto quello che ci hanno insegnato sui libri di storia dovresti prenderlo e buttarlo in cesso. Sì. Senza contare che lì poi andrebbe di mezzo anche la religione, perché comunque anche lì andresti a capire quindi noi da dove arriviamo. Appunto, tu pensi che arriviamo dalle scimmie? Io sì. Tu sì? Tu sì, sei convinto proprio dell'uomo sapiens? Io sono convinto al 50%. Ah, no. No, tu lo so che non sei convinto, però io sono ancora figlio della storia, capito un po'? No, in quell'ambito lì? No. Allora, io penso che noi arriviamo dalle scimmie. Ok. Ah, con una manipolazione genetica però. Sì. Ah, ok. Cioè, io credo che... Qualcuno si è fatto la scimmia e siamo... Qualcuno... Io credo che la scimmia sia il nostro antenato. Okay. Perché? Sì. Ok. Ma io credo anche che non ha tanto senso l'antievoluzione che allora a questo punto ad un tratto la scimmia ha avuto.
Cosa vuol dire l'antievoluzione? Cioè, allora, l'evoluzione, io guardo miliardi di documentari di animali, l'evoluzione mi ha sempre insegnato questo. Io prendo un grizzly, lo metto al polo nord, dopo anni e anni e anni questo grizzly diventa un orso polare, mi diventa bianco, perché l'evoluzione porta il suo pelo a mutare, ad avere una mutazione genetica per adattarsi all'ambiente circostante. È un po' difficile beccare, invento, un gatto sphinx al polo nord, perché schiatterebbe dal freddo. Però è una cosa un pochino diversa, più che evoluzione genetica. Cioè, praticamente, cioè, se guardiamo Darwin, lui dice a un certo punto devono essere nati gli orsi bianchi, sopravvivevano meglio a discapito di quelli marroni, e quelli sono morti durante quelli marroni e quelli bianchi hanno continuato a fare zig e zag. È l'evoluzione. Sì. L'evoluzione di una specie. Certo. Lo Sphinx, ripeto, come dicevo prima, non avrà mai il pelo perché si schiatta da caldo. Quindi è normale che ti dico, un corpo ha un'evoluzione in base a dove vive. Ma quindi l'involuzione della scimmia quale sarebbe? E perché tu dovresti perdere i peli quando tutti gli altri... Cioè, che cosa è successo in quel momento perché tu scimmia improvvisamente ti plaf, perdi tutti i peli, ti drizzi su due gambe? Cioè, il senso di questo, quando la tua habitat era quello di un ambiente umido, quello tropicale, di arrampicarti sull'albero, quindi avevi bisogno di quattro arti, cioè, com'è possibile che improvvisamente torni indietro? Guarda che anche per una scimmia è tornare indietro. Per tornare... No, forse probabilmente invece ha agevolato, magari le prime scimmie più glabre potevano, che ne so, correre di più, perché sudavano meglio e potevano raffreddare il loro corpo. Una scimmia corre più di un uomo. Una scimmia corre di più di un uomo. Porca vacca. No, quello che dico è che magari, cioè, è un po' più particolare. Secondo me se le sono trovate, Darwin se le è trovate come le piramidi. Cosa? Cioè, ha guardato e ha detto, beh, è ovvio che siamo più simili agli scimpanzé. Ah, vabbè, sì, non accordo. Cioè, non c'era bisogno di andare alle Galapagos per dire che probabilmente eravamo un'evoluzione delle scimmie. Ma è impossibile che siamo l'unica specie che è evoluta. C'è pochissime specie hanno avuto un salto così di evoluzione. Cioè, capito? Noi siamo passati dal mammut all'elefante in milioni di anni. Perché invece dalla scimmia all'uomo è... Oddio, non è proprio così. Beh, comunque dall'Homo sapiens a noi, cioè, nell'arco dell'evoluzione della vita nella Terra, se l'evoluzione della vita è 10, noi arriviamo negli ultimi 0 secondi. Cioè 0,1 secondo c'è l'uomo. Pum, pum. Sì. Dico, però... sì, se tu guardi la prima specie di essere vivente, pesce? Sì, cioè era... microorganismi, sì, plancton. Microorganismi, meglio dico già formato, probabilmente era un pesce. A oggi, se l'appoggi su una scala tipo 100, noi arriviamo allo 0,000001. E c'è questa evoluzione. Non so, sono tante teorie, vorrei sapere anche da voi cosa ne pensate. Sì, esatto, io non mi sento di derivare da uno scimpanzé. Per concludere questa puntata ci tengo a leggere alcuni dei vostri commenti che avete scritto sotto la prima puntata. Ah, che bella cosa. Oh, vado a gancio, raga, cioè proprio a gancio. The Others, uno dei migliori film sul paranormale, non so quante volte l'ho visto, merita moltissimo, anche se un po' vecchiotto, questo format è molto interessante, dice Giada Mantovani. L'altra volta abbiamo parlato di Others. Ma mi pare che facciamo continuamente riferimenti ai film. Sì, sì. Ma sì, è vero. Sì, Giada, sono d'accordo con te, è un film pazzesco. Molto bello. Bellissimo. Da vedere. Hope World dice, ho adorato questo video perché mi ha fatto pensare molto. Io per esempio credo nella reincarnazione, che sia in animali o in altre persone, addirittura in piante, a volte. Però mi pare vero, come diceva Paolo, che alla fine noi siamo solo dei giocatori, perché sopra ad alcune cose non siamo stati noi a decidere, però non si sa come siamo noi che decidiamo cosa fare, ad esempio la responsabilità. Quando si diventa maggiorenni si diventa responsabili di se stessi. Però a che scopo se alla fine siamo stati creati da qualcun altro? Oh, beh, allora, com'è, chi è questo? Dice ancora, nel senso, perché farci fare le proprie scelte se poi alla fine veniamo messi al mondo da un'altra persona? Poi queste cose possono essere veramente domande stupide, però mi avete fatto ragionare su molte cose, vi ringrazio molto, come sempre siete migliori, continuate così. Non è stupido. Come che si chiama? No, infatti, Hope World.
Upward. Guarda, allora sono interessata a sapere cosa ne pensi soprattutto dell'inizio di questo video. Sì, è vero. Perché abbiamo proprio parlato di questa cosa, delle scelte non scelte di ognuno di noi, se si è liberi o meno nel farle. E comunque ti ringraziamo perché è bello vedere che anche tra ciarlatani comunque fanno alla fine riflettere le persone, perché poi alla fine è quello che è alla base forse di questo format che abbiamo pensato, cioè porsi delle domande, chiacchierare insieme e capire senza pigliarsi per il culo a vicenda, ah, tu credi agli alieni, sfigato. No, è un po' più chi se ne frega. No, è vero, ma chi se ne quella frega? È la cosa bella. Ma noi sono chiacchiere, cioè, da bar. Chiacchiere, come capita tra amici. Ayar, scusami, pronuncerò il nome in maniera terribile, Ayar Ait dice: raga, anche nell'Islam esiste la possessione demoniaca. Quindi sì, insieme al cristianesimo sono le uniche religioni di cui si crede in ciò. Ma davvero l'Islam crede nella possessione demoniaca? Hai capito? Non lo sapevo, grazie. Possessione demoniaca in Islam? Non lo sapevo. Ah, invece riguardante a quello che hai detto prima, Open World, come si chiama, e della reincarnazione, sono stata a Bali e a Bali credono veramente che le persone possano diventare nelle vite, nelle prossime vite, in base a come hai vissuto la vita attuale, anche degli animali, anche delle piante. Ah, vedi? Sì, sì. Beh, Balmaggio diceva anche sassi. Mi ha spaccato troppo. Assolutamente. E io gli ho detto, ma quindi magari era un sasso una volta. Ah, sì, un sasso. Se sasso. Hai tanto karma, sì. Ma un sasso. Quindi hai vissuto tanto, però non un sasso. Un sasso, però ammazzi, quando muore un sasso, capito? Qua che mi fido. Compartiamo un po'. Il granito. Quando mi diventa pavimento, quanta gente abbiamo qua? Sei stato un pavimento. Cioè, no, un bagno in marmo sopra, quanti morti ha fatto, eh? Maledetto bagno in marmo. Magari raggiungi l'illuminazione a forza di essere pestata dalla gente. Ma pensa di diventare un tavoletto del cesso. Tutte le volte, oh, un altro culo. E con questa perla, raga. Sì. Esatto, con questa perla direi che... Continuate a scriverci perché ne continueremo a leggere altri vostri commenti. Sì, 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 sì. E vi voglio ringraziare perché ci supportate anche quando non siamo in giro a ficcarci nelle case abbandonate, infestate, eccetera, eccetera, o a cercare Slenderman in giro. Preparatevi perché ne arriveranno altri. Sì, 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 e molto, ci saranno altri, anche degli ospiti. Ecco, esatto, un ospite eccezionale per la prossima puntata. Dateci il vostro supporto con un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, andate anche a vedere i video di Gianmarco Zagato. Ma sì, dai, qualche visual, datemelo anche a me. Ma certo, perché sono canale del gas. Qua, i ciarlatani come fanno a campare? No, vi prego. Vi vogliamo bene. Un saluto, ragazzi, come direbbe il buon Pivot. Ciao, raga. Ciao.